Si parte! Siamo io, ci siamo qui. Marco, poi vieni di qua, Benvenuti carissimi amici e carissime amiche di TVRS e del Festival di Sanremo, sì, perché oggi, malgrado molti siano un po' allergici alla musica italiana, al Festival Internazionale della Musica Italiana, noi invece siamo fedeli e lo seguiamo sempre e comunque e a prescindere, tant'è che ci collegheremo anche quest'oggi, partiremo con questi collegamenti in diretta dal Green Carpet con la nostra troupe sul posto, ovvero con il nostro Marco Zingaretti, ma vogliamo anche ospitare chi ha vissuto quell'emozione e quell'adrenalina proprio su quel palco pazzesco dell'Ariston, e lo facciamo facendo proprio un salto in quel 1994 in cui una marchigiana con una grinta pazzesca e una voce davvero bellissima catturò l'attenzione all'Ariston. Vai, regia. A scuola quasi all'alba, sul banco appoggi i sogni, fedeli come sempre, gli occhi sopra i libri, ma stai volando. Al libero, sopra ogni follia della città, quanti pensieri come aquiloni pazzi catturati dal vento, ma noi possiamo realizzare i nostri sogni oggi, forse tra pochi giorni come in una favola. E con questa canzone dal titolo Possiamo realizzare i nostri sogni si aggiudicò il sesto posto fra le nuove proposte 1994. Lei è marchigiana e di Fermo, è la nostra Ligea, ovvero Tania Montelpare. Ben trovata Tania, che ricordi! Che tenerezza! Belli, bellissima! Sì, ma una grinta davvero... 30 anni! Bravissima! Una grinta... Ricordi più l'emozione, il timore oppure l'adrenalina e la voglia di salire su quel palco? Che emozione ti viene in mente appena vedi queste immagini? Panico, la parola giusta è panico. Però su quel palco ti assicuro che non arrivava panico, arrivava proprio voglia di essere lì. Infatti avevo questa capacità di comunque tirare fuori, no, quel coraggio proprio, no, di tirare fuori tutto nonostante questa paura enorme che proprio mi sovrastava, era una roba veramente incredibile. Riuscivi a fare questo switch off emozionale e sul palco rendevi alla stragrande, bellissime immagini, queste prime emozioni. Ma tu che l'hai vissuto questo palco, ieri l'hai seguita questa puntata pazzesca da record? Assolutamente sì, sempre. È un amore da quando ero piccola, sono quelle cose che penso che non cambieranno mai, te le riporti fino a che non invecchi, no? È una festa per me il Festival di Sanremo, perché io da bambina sognavo di andarci, quindi
al di là del fatto che ci sono stata, non cambia, è sempre così. Non vedo l'ora che arrivi, non vedo l'ora di ascoltare le canzoni e di vedere questa grande festa, festa della musica, che è E sempre la quindi festa della musica. anche tu eri tra i 10.561.000 spettatori, quindi Amadeus ha superato veramente se stesso ieri sera con la prima puntata, appunto, il primo appuntamento del Festival di Sanremo. Ma sbirciamoci insieme qualche immagine che è stata catturata in quell'occasione e poi torniamo magari con te a parlarne. E ci aspetta il collegamento con qualcuno che forse conosci, un certo Marco Zingaretti. Ti Ah dice niente questo sì, nome? come no? Allora, clip. Che abbia inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Serata particolare questa. Ciao, allora, quindi, Ama, sì. tu fagli delle. Una. Aspetta! Aspetta un attimo! Aspetta. Tu, può accadere di tutto questa sera. Tu pensa che per fare tutta sta roba abbiamo preso il budget di una puntata di Bellamà su Rai 2. Io ti aspetto e nel frattempo vivo finché il cuore abiterà solo questo cielo. Qui c'è un pulsante per gli applausi del pubblico, guarda. E sta. E noi come possiamo non unirci a questi applausi perché oltre alla coppia Fiorello e Amadeus che sono fenomenali insieme in qualche modo, no? Con questi collegamenti estemporanei, ma vogliamo parlare di Mengoni? È il top, è il vero artista. Ecco, per me questo significa essere un artista. A 360 gradi convince sotto tutti gli aspetti, oltre a quelli visibili, e lì non si può dire nulla, ma canori artistici di intrattenimento. È veramente una bellissima scoperta ogni volta che sale su quel palco e non solo. E non solo. Allora, io devo dire, cara la nostra Tania, che dobbiamo aprire il collegamento con Sanremo. Mi dicono che la nostra truppa, io così ormai la definisco d'assalto, è lì a Sanremo e quindi. Pochi istanti di pubblicità, resta con noi Tania che ci colleghiamo proprio lì con il festival. Vai! Hotel 4 Stelle Federico II è sinonimo di ospitalità, servizio e professionalità. Un ambiente rilassante con 130 camere spaziose. Un'accogliente sala congressi, l'innovativo centro benessere, una piscina semi-olimpionica coperta ed un'esterna immersa nel verde. Un quotidiano servizio bar con deliziosi drink e ristorazione anche in occasione di incontri di lavoro. Il ristorante La Rotonda, aperto tutti i giorni per una serata intima in famiglia. Inoltre ambienti interni e esterni per matrimoni, compleanni, cerimonie ed eventi. Il tutto curato nei minimi particolari. Quotidianità, raffinatezza ed eleganza, Hotel Federico II, Iesi. Mamma & Co è sinonimo di competenza, disponibilità e professionalità. Paola e il suo team sono pronti a soddisfare ogni esigenza, accogliere e consigliare ogni mamma dal pancione in poi e ciascun cliente con la loro innata esperienza. Infiniti sono i servizi, dalla lista della nascita e la preparazione del corredino alle carrozzine, dall'abbigliamento alla giocoleria e tutti i prodotti per la crescita del proprio figlio con i migliori brand. Inoltre, preventivi gratuiti e l'esclusiva Fidelity Card. Complicità, qualità e lealtà sono gli ingredienti di Mamma & Co. Centro commerciale La Fornace, Iesi. Suzuki Hybrid 4x4 fino a 8.500 euro di vantaggi. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria Suzuki, Recanati, Civitanova Marche, Macerata, Ancona. Ma
Ed eccoci qua, sono le 12.26, siamo in diretta da Recanati, in collegamento con noi c'è Tania Montelpero, ovvero l'IGEA, che ci sta raccontando le sue esperienze sul palco dell'Ariston, ma ci fermiamo qualche istante perché dobbiamo aprire assolutamente il collegamento da lì, sì, da lì, da Sanremo. Vediamo se il nostro Marco Zingaretti è pronto per farci capire il polso della situazione, che cosa si sta vivendo, l'adrenalina, le emozioni, proprio da lì, dal fantastico Sanremo. Vai, a te la linea, Marco. Ed eccoci qui, ciao Romina, ciao Tania. Non sentiamo l'audio qua in studio, se ci potete aprire l'audio. Cuore della città di Sanremo, siamo arrivati da pochi minuti ed eccoci qui già super operativi. Beh, insomma, che dirvi, la prima serata è partita davvero con il botto, perché dalle prime informazioni che abbiamo ascoltato anche via radio durante il viaggio, ieri sera la prima serata appunto del festival ha decretato un record di ascolti, il 65% di share, un 10 milioni di ascoltatori nella prima parte e ben 15 insomma nella seconda, davvero numeri importanti per questa prima serata di questa 74esima edizione. Qui a Sanremo tanta festa, tanta magia come ogni anno, e poi quest'anno le Marche sono davvero protagoniste di questa 74esima kermesse, in quanto la Camera di Commercio Marche in collaborazione con la Regione Marche hanno lanciato il progetto e mandato in porto il villaggio appunto del festival. Partendo lunedì scorso, quindi il taglio del nastro è avvenuto a Villa Ormond, tante iniziative, la possibilità, quindi la vetrina per tanti nostri artisti corregionali e poi una vetrina anche enogastronomica. Partendo proprio dal fatto della territorialità marchigiana, qui con me abbiamo un graditissimo ospite. Al mio fianco, ecco qua, mi raggiunge il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Ben trovato. Grazie mille. Una bella emozione qui, no? È la prima volta, sindaco, che appunto lei viene a Sanremo in occasione del festival? Sì, per me è la prima volta, c'è una bella energia, diciamo, hanno creato veramente un bel ambiente sia dentro che fuori dell'Ariston, e qui sono anche in vesti di presidente dell'ANCI, perché insieme alla Camera di Commercio, insieme alla Regione Marche abbiamo preso Villarmo nel villaggio di Sanremo, l'unica regione all'esclusiva per il villaggio. Abbiamo portato tutti i territori, oggi c'è il Carnevale di Fano, c'è stata ieri Porto San Delpido con i ragazzi del Fanta Sanremo, poi verrà lo Sferisterio, Ascoli ha portato la Quintana, Compagnia dei Folli, ha inaugurato l'iniziativa, ha inaugurato il villaggio, sì, no? Abbiamo aperto il villaggio con la Quintana e con la Compagnia dei Folli, veramente una bella esperienza, perché le Marche portano le vere proposte culturali, artistiche, il vero capitale umano e autentico della nostra regione. Una bella energia, questa sera avremo il maestro Allevi all'Ariston, quindi direi il Sanremo è molto ascolano. E poi ecco, abbiamo toccato tanti fattori, ma essendo qui a Sanremo la città della musica, come ho già detto, la possibilità per tanti nostri corregionali, tanti artisti, no? Della nostra regione Marche, che appunto arriveranno, alcuni sono arrivati, altri stanno arrivando e arriveranno per esibirsi qui nelle vie del centro. Sì, è vero, infatti è molto bello perché molti della nostra regione verranno qui a Sanremo per fare varie esibizioni, proposte. Veramente bello, pazzesco. Poi, come dicevo prima, abbiamo il maestro Allevi, Dario Faini, che anche quest'anno ha scritto diverse canzoni. Poi abbiamo la presenza di un cittadino ascolano, che è Russell Crowe, perché ormai abbiamo dato la cittadinanza onoraria. Quindi questo collegamento tra Ascoli e Sanremo è importante, perché continua il cammino del collegamento di Ascoli nel mondo e portare il mondo ad Ascoli, quindi Ascoli si apre sempre di più mantenendo la sua identità culturale. E com'è stato il riscontro da parte, quindi, di cittadini, no? Dei fan sanremesi
venendo a Villermond e quindi conoscendo sempre di più la nostra regione Marche? Ma in realtà sono molto contento perché in questi giorni ho avuto l'opportunità di conoscere molti, diciamo, rappresentanti istituzionali di Sanremo, della Liguria, molti cittadini, molti operatori commerciali, e c'è voglia di Ascoli, c'è voglia di scoprire Ascoli, c'è voglia di scoprire le esperienze del Piceno, quindi tutti molto contenti, tutti affascinati anche dalla Quintana, perché abbiamo fatto anche una sfilata con i tamburini qui al centro in Piazza Eroi Sanremesi, e tutti molto contenti e stupiti, e molti vorranno venire ad Ascoli proprio a scoprire la magia del Piceno. E per quanto invece riguarda le ore di sonno, come siamo messi, caro sindaco? Siamo messi non benissimo, perché poi io la mattina presto vado a correre, anche qui a Sanremo mi faccio i miei 12 chilometri, quindi ovviamente siamo sul pezzo, perché ovviamente per costruire relazioni abbiamo bisogno anche di dedicare molto tempo alle pubbliche relazioni e anche ovviamente alle interviste, per poter comunicare anche nella nostra terra le esperienze che vengono viste da qui. Ci saluti Ascoli Piceno, grazie davvero per essere stati con noi, rimanga qui con me. Intanto, cara Romina, salutiamo in studio, abbiamo Tania Montelpare, quindi l'IGEA che vinse Sanremo. Caro saluto, complimenti. E noi vi regaliamo queste immagini davvero esclusive, inedite, siamo grazie. In diretta, ricordi? Green carpet, sono già passati degli artisti questa mattina e altri arriveranno tra qualche minuto, c'è sempre tanta attesa, tanta magia, è davvero una città in festa. Beh, Romina, io ti cedo la linea e noi ovviamente ci sentiamo più tardi, e speciale Sanremo ritorna questa sera alle ore 19.45, poi in replica alle 23.40 circa, e domani il consueto appuntamento alle 12.10. Grazie per la linea, a te buon lavoro. Grazie a Marco Zingaretti. Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, neo eletto anche presidente dell'ANCI Marche, per questo particolare contributo. Avrei voluto chiedere se anche lui partecipa al Fanta Sanremo, perché noi siamo appassionati sì di festival, ma anche di questa bellissima genialità. Cara Tania, sei ancora in collegamento con me? Sì, ci sono. Ecco, della genialità dei ragazzi che hanno creato questo Fanta Sanremo che sta esplodendo, è una conferma anche quest'anno. Tanti artisti che partecipano proprio attivamente, cioè Danger D'Amico è ormai il primo classificato secondo il Fanta Sanremo. Sì, è stata un'idea secondo me bellissima, carina, divertente. Sono stati veramente, veramente bravi. Ma soprattutto ce l'hai la squadra del Fanta Sanremo. Scusa, tu ce l'hai la squadra del Fanta Sanremo? No, lo volevano fare i ragazzi dell'Accademia, mi hanno detto, però poi dopo non so, qualcuno qualcosa ha fatto, ma non ci sono entrate in mezzo. Allora, intanto che cerchiamo di capire, ormai le iscrizioni sono finite, intanto che cerchiamo di capire se magari siamo andati avanti anche con i punteggi del Fanta Sanremo, oltre con la classifica degli esperti, della critica che ormai ha stilato come prima in classifica la Bertè, e poi ne parliamo meglio con la nostra Tania. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, restate con noi perché ovviamente approfondiremo il mondo di Sanremo e non soltanto, anche la nostra realtà marchigiana che sta dando spazio a degli artisti in erba, grazie anche al lavoro di Tania e di Roberto Rossetti. Restate con noi. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Quando il vostro animale vi lascia, la Fenice è qui per voi. Vi guidiamo in questo momento delicato, fornendo il sostegno di cui avete bisogno. Un tributo speciale al vostro amico, ogni urna racconta una storia unica. Piccoli ricordi tangibili per fare in modo che il vostro animale rimanga per sempre con voi. La cremazione è disponibile per tutti gli animali da compagnia, con ritiro a domicilio, direttamente in sede o presso il vostro veterinario di fiducia.
La Fenice, il tuo ultimo gesto d'amore. Contattaci o vieni a trovarci in via Romagna 8, Monzano. A Senigallia Pizzeria Simoncelli è il punto di riferimento per chi ama la buona pizza. Tradizionalità napoletana, un ricco menù composto da oltre 70 tipi di pizze con la novità ed il successo della pizza campione del mondo 2023. Ingredienti selezionati che si uniscono ad un mix di passione e professionalità. La vera tradizione della pizza è Pizzeria Simoncelli, in via Marzi 2, Senigallia. Da oltre 40 anni Almauto è affidabilità, fedeltà e passione. L'obiettivo è soddisfare il cliente con servizi qualificati nella vendita di veicoli nuovi ed usati garantiti, finanziamenti, parco vetture e veicoli commerciali a noleggio a breve e lungo termine. Un'attrezzata moderna officina per l'assistenza del tuo veicolo, servizio gomme, riparazioni elettriche ed elettroniche. Ecco perché Almauto è un punto di riferimento per l'intero territorio. Almauto ti aspetta a Iesi in via Fonte Damo 2bis. Almauto, punto vendita e officina Opel e Bosch Car Service, nuovo punto vendita Suzuki. Sibillini Romantici, la destinazione dei tuoi sogni. Ed eccoci qua, tornati in diretta, parliamo sempre del Festival di Sanremo, ma non solo, parliamo di artisti del nostro territorio, lo facciamo con Tania Montelpero, ovvero con Ligea. Eccoci qua, abbiamo visto insomma come le Marche quest'anno sono veramente protagoniste sul green carpet, con tante iniziative nel villaggio appunto del Festival. Abbiamo avuto la possibilità di parlarne anche con il sindaco Fioravanti di Ascoli, ma tutta la regione insomma sta dando e mostrando il meglio di sé dopo la BIT, dopo la Borsa Internazionale del Turismo, si sono praticamente si stanno mostrando al meglio anche a Sanremo, che è una vetrina importantissima che tu tra l'altro conosci anche molto bene, perché l'hai vissuta in prima persona nel 94 ma anche nel 95. Sì, e c'era ancora meglio. Sì, nel 95, che è stato poi l'anno, il vero anno diciamo per me, perché è stato quello della, del successo diciamo, no? Perché il brano del 95, Rivoglio una mia vita, poi ha avuto un bel successo, è stata una svolta diciamo il lavoro. E io ricordo che compravo al tempo appunto quelli che uscivano, i CD, le cassette di Sanremo, e l'ascoltavo veramente a bomba, mi ricordo. Ma vediamocela insieme, la nostra Ligea su quel palco con quegli occhi profondi come la notte e quella grinta pazzesca, come si è presentata al Festival di Sanremo. Rivoglio la mia vita, la televisione accesa, brividi di notte fonda e di caffè. Io rivoglio la mia vita, il disordine del caos, voglio stare fermo e non volare più. È un accidente che mi prende, a chi mi prende se lo vuoi. Io rivoglio la mia vita e sono fatti miei. Io rivoglio le mie scarpe abbandonate sul sofà, il mio fegato distrutto da quello che mi va. Tutte le tue sicurezze ammettitele dove vuoi. Lasciami le mie carezze, le mie insicurezze, poi porta via il tuo cuore, il nostro futuro.
rivoglio la mia vita, la rivoglio adesso. Bella, bella e brava, eccola qua. Eccola qua la nostra Ligea 1995 ed eccola qua la nostra Ligea che è diventata una formatrice creando questa bella realtà che è appunto Martem.arte e stai appunto avendo un bellissimo riscontro con questi ragazzi giorno per giorno, li stai formando e tu che hai l'occhio clinico come li stai vedendo questi giovani artisti che abbiamo visto per la prima volta quest'anno appunto a Sanremo? Devo dire che alcuni sono molto preparati, altri sono un pochino meno preparati, però la cosa bella è che comunque hanno qualcosa da dire, che credo sia questa una cosa molto importante. Io mi ricordo che anche prima di me, perché già quando ci sono stata io a Sanremo mi ricordo che c'era un bel gruppo di artisti che avevano tanto da dire, ma fino a poco prima di solito non era così, quasi mai scrivevano le loro canzoni, erano sempre canzoni con le quali poi avevano anche poco a che fare spesso, no? Con contenuti con cui avevano poco a che fare. E invece con gli anni che passano la priorità poi per l'artista è sempre quella di andare lì a dire qualcosa a cui tiene, a raccontare qualcosa di sé, no? E questa è una fondamentale dell'arte, secondo me. Assolutamente. E questi giovani hanno tanta voglia di dire la loro e si sente più a volte dei big. Questo è vero, perché a volte si fanno delle scelte di comodo facendo arrivare dei testi che si sa che potrebbero funzionare. E invece questo voler far arrivare dei messaggi anche trasversali, a mio avviso, colpisce forse ancora di più. Giustamente, come hai detto, hanno voglia di dire, di farsi capire, di far arrivare dei messaggi importanti. E questa è una cosa molto positiva che stiamo vedendo nei giovani. Brava. E tu forse, che ripeto, hai il polso della situazione grazie anche al fatto che stai formando dei futuri artisti, lo sai meglio di chiunque altro. C'è tra i tuoi pupilli qualcuno che secondo te potrebbe arrivare a quel palcoscenico? Chissà. Sì, allora ce ne sono alcuni veramente bravi, però non è facile, purtroppo non è che basta essere bravi per riuscire, già. No? Ci vuole l'incrocio di diverse dinamiche, no? Che già. Poi la possibilità di essere lì o comunque anche di non essere lì, ma magari di riuscire poi a farlo come mestiere, no? E quindi poi magari nel tempo arrivi anche al Festival di Sanremo, ma molti ci arrivano dopo aver avuto già un riscontro di pubblico, successo, no? Come abbiamo certo. Visto questi giorni. Poi i social stanno funzionando molto da eco per quanto riguarda la visibilità di questi ragazzi e quant'altro. Comunque noi facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti i futuri artisti made in Marche che vogliono arrivare chissà a quali traguardi e perché no anche a Sanremo, passando da Marte, chissà, chissà. Sì, io di solito incrociamo le dita. Magari tornare a Sanremo come allenatore, no? Brava, bello. Come coach, sarebbe pazzesco. Ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e tutta la squadra appunto di Marte. Salutiamo appunto Roberto Rossetti. Grazie, salutiamo anche Roberto Rossetti che è mio collega, collaboratore, facciamo tutto insieme. Grazie, grazie davvero Tania, grazie per la disponibilità, a voi. Buon lavoro. Come... E a presto, perché ci rivedremo sicuramente presto. Noi adesso lasciamo la linea alla pubblicità e poi ovviamente all'informazione sempre in diretta da qui, da Recanati. Un bacio grande, ci vediamo domani puntuali sempre. Ciao! Ciao! Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza.
Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura Elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Nel lontano 1970, alcuni agricoltori di Filottrano si uniscono in cooperativa per provvedere al fabbisogno primario. Oggi, il Biroccio gestisce 3 punti vendita, portando la bontà della tradizione fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza con autenticità i prodotti agricoli propri e dei soci. In occasione di San Valentino, vi invitiamo a celebrare l'amore con i nostri prodotti speciali. Il Biroccio, qualità e tradizione. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio.